Sono molto lieto che oggi qui alla Farnesina possiamo presentare la partecipazione dell'Italia a Expo Astana. Il padiglione italiano sarà appunto illustrato più avanti, è uno tra i più grandi dell'esposizione, ci auguriamo naturalmente che sia tra i più apprezzati e visitati, e ripercorre e cercherà di portare i visitatori a ripercorrere la storia dello sviluppo energetico. È uno sforzo corale quindi, sia a livello istituzionale, ministeri e regioni, che a livello di partecipazione, come si dice in questi casi, della società civile. L'Italia sarà presente anche con un intenso programma di conferenze scientifiche, eventi promozionali e attività culturali. Questo investimento potrà aprire e consolidare per le aziende del nostro paese importanti prospettive di crescita. L'Italia è un paese che è impegnato in modo importante sul tema dell'efficienza energetica e delle fonti alternative, della riduzione delle emissioni di CO2. E diciamo siamo orgogliosi del fatto che abbiamo contribuito in parte importante a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che l'Unione Europea si è data per il 2020. Pensiamo anche che il settore energia possa rappresentare una leva di sviluppo formidabile per lo sviluppo del paese. Le nostre tecnologie in questo settore sono le più avanzate del mondo. Questa presenza potrà servire poi non soltanto a rappresentare il nostro, diciamo, la nostra leadership tecnologica nel settore delle energie, ma credo che sarà comunque anche un'occasione più ampia di presenza dell'Italia in Kazakhstan.